Che cosa può fare da soggetto? Allora, attenzione, non solamente i nomi possono fare da soggetto, quindi Andrea, parte, eccetera. Questo ha come soggetto un nome e qui non c'è nessun problema. Possono fare da soggetto, attenzione, anche i pronomi. Ciascuno conosce i suoi diritti. Ciascuno è un pronome. Quindi pronomi indefiniti, come in questo caso pronomi personali, io, tu, egli, noi, voi, essi, oppure pronomi dimostrativi, questo, quello, codesto, quello, oppure ciò anche. E altri pronomi possono fungere da soggetto. Poi possono fungere da soggetto i sostantivati, qualsiasi parola, quindi qualsiasi parte del discorso, aggiungendo un articolo diventa sostantivato. Per esempio, il perché era nascosto. Boh. Perché di per sé sarebbe una congiunzione, ma con un articolo diventa sostantivato. Oppure, da è una preposizione. Da, appunto, come dice questa stessa frase, è una preposizione, ma in questa frase funge da soggetto perché è sostantivato. Oppure, diciamo così, leggere è importante. Leggere è soggetto, cioè è un verbo, ma svolge funzione di soggetto in questo caso. Oppure una frase intera. Che tu non venga mi dispiace, che tu non venga è una soggettiva, insomma si chiama. C'è una frase che fa da soggetto, che tu non venga dispiace a me. Quindi la funzione di nome consiste nello, è diversa da dire, ecco, attenzione, non è la stessa cosa dire nome e dire soggetto. Perché il nome può essere anche complemento oggetto, non è detto che sia per forza soggetto. Quindi non ha... il nome infatti può essere anche complemento e in certi casi anche può essere predicato. Per esempio complemento predicativo, nome del predicato, appunto il nome del predicato. Invece il soggetto è un compito o un ruolo nella frase e non è detto, come abbiamo detto prima, che sia svolto sempre da nomi. Infatti, come spiega il box poi in fondo alla pagina, nome e soggetto non sono la stessa cosa. Infatti, il soggetto è un ruolo della frase, mentre invece il nome è una categoria grammaticale. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.